Ecco il motivo che nessuno ti dice del perché la natura ti rende realmente felice. Per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Branf. Guardate innanzitutto, però, prima il paesaggio. Sono passato da un periodo dove non ero produttivo, dove pesavo 102 kg, dove non guadagnavo niente, ad oggi che ho perso più di 20 kg, sono super produttivo. Guadagno decisamente molto di più, quindi quello che ti spiegherò in questo video sarà veramente utile per te e deriva dalla mia esperienza personale e non parlo per sentito dire, ecco. Creo questi contenuti per dare più valore possibile in maniera gratuita, perché la mia missione è quella di aiutare uomini a diventare la migliore versione di loro stessi, facendoli diventare più disciplinati, più costanti, più felici. È appunto per aprire un business online e iniziare a guadagnare. Adesso si è fatta abbastanza notte, io qua ho i miei attrezzi per pescare e ci sentiamo dopo, continuerò il video da dentro casa. Ecco, sono tornato, non ho pescato niente purtroppo. Perché vado a pescare? Vado a fare passeggiate lunghe ore a volte in mezzo alla natura, nel mare. È una perdita di tempo, qualcuno potrebbe pensare. Hai un business, vuoi riuscire a guadagnare di più, riuscire a sfruttare il tuo tempo nella migliore maniera possibile, vuoi essere più produttivo possibile, magari perdi 2, 3 ore facendo queste attività e in un momento di crescita dove appunto ti vuoi concentrare sulla crescita del business, questa cosa non ha senso. Oggi ti spiegherò come mai è più produttivo stare in mezzo alla natura a volte che lavorare. Tutto deriva dal fatto che i nostri risultati a livello di business, a livello di marketing, di strategia, derivano comunque dalla nostra mente. E la cosa che elabora queste strategie è il nostro cervello. E se il nostro cervello è in uno stato non di quiete, il nostro cervello è in uno stato sgradevole, non possiamo performare al meglio durante le ore lavorative. Quindi mettiamo a caso che il nostro cervello è tipo al 20% del suo potenziale e noi lavoriamo 5 ore. In quelle 5 ore stiamo lavorando al 20%. Quindi, se il cervello fosse al 100% del nostro potenziale, il lavoro che abbiamo fatto in quelle 5 ore l'avremmo potuto fare in una sola ora. Il concetto chiave è proprio questo. Uscendo a fare una passeggiata all'aria aperta, stando in mezzo alla natura, si aumenta la nostra salute mentale. Questo perché andiamo a ridurre lo stress, andiamo a eliminare i pensieri. Sarebbe come un'attività meditativa. Poi ci sono tantissimi studi scientifici che attestano, i benefici di stare in mezzo alla natura, i benefici di fare questi tipi di attività. E in questo modo andremo a incrementare il potenziale del nostro cervello che è legato alla nostra salute mentale e poi magari quando si torna a casa si può lavorare per più tempo senza stancarsi o si può lavorare per meno tempo però avendo più risultati. Infatti io prima di uscire non avevo tanta voglia nemmeno di registrare questo video perché ieri è stata una giornata super faticosa, non sono riuscito a dormire, oggi non avevo voglia di registrare, ma subito dopo essere uscito, andato a pesca, sono stato fuori 2 orette, ok? Adesso sono tornato qui, mi sono seduto e ho registrato questo video. All'inizio magari non si riesce a fare delle attività super produttive, per esempio stare 5 ore davanti al computer full focus per fare deep work proprio intenso e quindi stiamo magari al telefono sul letto scorrere 3 ore su TikTok. Quando ti accorgi che magari stai 3 ore sui social media a scorrere su TikTok sul tuo letto buttato lì a non far niente, appena ti accorgi tu, forzati di spegnere questo cazzo di cellulare, buttarlo e esci a fare una passeggiata. Quando torni, vedrai che riuscirai a fare il lavoro che avresti dovuto fare, le cose che avresti dovuto fare, in maniera molto ma molto più veloce e migliore. La salute mentale che può essere influenzata dalla dopamina che riceviamo da TikTok, riceviamo tutta questa dopamina, il nostro cervello, cioè noi non dobbiamo fare niente per ricevere questa dopamina e quindi il nostro cervello dice: ma per quale motivo devo sedermi e lavorare, mettermi davanti al computer, stare ore e ore a editare questo video, stare ore e ore a contattare possibili clienti, a fare questo, a fare quell'altro, quando posso semplicemente scorrere su TikTok e ottenere quella dopamina? In questo modo abbiamo
i ricettori sballatissimi, i livelli di dopamina altissimi e non facciamo le attività che dovremmo fare. Andando in mezzo alla natura è come se facessimo una sorta di dopamine detox, perché non c'è un vero e proprio piacere istantaneo nel stare in mezzo alla natura. Sì, c'è un piacere a lungo termine perché, come ti ho detto, fa bene alla tua salute mentale, ma a livello istantaneo non hai lo stesso piacere di scorrere su TikTok, non hai lo stesso piacere di guardarti una serie TV o cose simili. Quindi, quando ti accorgi che stai perdendo tempo, esci, vai in mezzo alla natura, oppure vai semplicemente per fare una passeggiata se non hai la natura dove abiti, magari non lo so, abiti in una metropoli, ok, ci saranno i parchi, ci sarà comunque delle piste ciclabili, delle piste dove poter fare delle passeggiate. E fidati che questa cosa aiuta moltissimo, soprattutto se è fatta a lungo termine, cioè se tu vai nella natura tutti i giorni della settimana per un anno, almeno un'ora al giorno, ok? Avrai dei benefici assurdi, come se mediti, come se ti alleni, come se leggi, se tieni un diario. Tutte queste attività fatte con costanza nel tempo ti portano ad incrementare la tua salute mentale, avere una lucidità assurda, riuscire a capire cosa dover fare, perché doverlo fare e quando farlo, e avendo questa lucidità non usciremo dal nostro percorso, non molleremo, saremo più costanti, saremo più produttivi, saremo felici, più disciplinati. A questo proposito, se vuoi, ho creato un videocorso gratuito dove ti spiego come sono passato in meno di un anno da 0 a 30.000 euro al mese, e trovi il link del videocorso gratuito qui sotto in descrizione. Fidati che non è la solita cosa che senti in giro dei guru che ti dicono il dropshipping, questo metodo, quest'altro. Non insegno nessun tipo di metodo, ma ti insegno a lavorare su te stesso per ottenere i risultati che vuoi nella vita reale e soprattutto per mantenerli a lungo termine. Quindi, se non l'hai mai provato, se non hai mai pensato a questa cosa, comunque sì, la sapevi, ma non hai mai realizzato concretamente che è in questo modo, vai nella natura, passa del tempo in natura e fidati, mi scriverai qui sotto nei commenti: Branf, avevi ragione, sto molto meglio. Magari quando ti senti giù, quando ti senti tipo la mente annebbiata, che non capisci bene, che la giornata sei un po' stanco, non sai cosa devi fare, senti che stai perdendo tempo, esci, vai a farti una passeggiata, torna a casa e scrivimi sotto questo video se realmente ti ha aiutato o no. Io sono sicuro al 100% che ti aiuta. Stare in mezzo alla natura è il segreto per guarire completamente il corpo e la mente. Pensa quanto è bello se invece di uscire con i tuoi amici il sabato sera ad andare in quei locali schifosi, in quei pub, a bere, a drogarsi, a fare cose simili, non organizzate una scampagnata dove andate a dormire in tenda, un falò, un picnic, un qualcosa in mezzo alla natura. Fare queste attività è molto più produttivo che magari stare a lavorare però senza avere una giusta direzione. Lavorare a caso e lavorare 10 ore al giorno, fare il duro lavoro come lo senti da tutti questi guru, non ha nessun tipo di senso se non hai la mente libera, se non hai una buona salute mentale, perché stai facendo il lavoro inutile che non ti porta a niente, perché non sai realmente cosa devi fare per arrivare dove vuoi arrivare. Solamente avendo la mente libera puoi sapere con certezza di voler arrivare in quel punto e sai con certezza anche come arrivarci. Poi pensa agli antichi, pensa fino a 200 anni fa, ma che dico fino a 200 anni fa? Fino a 100 anni fa, ok? Non esistevano tutti questi apparecchi tecnologici, non esisteva la televisione, non esisteva il telefono, non esistevano i cellulari che ci hanno completamente incasinato i livelli di dopamina nel nostro cervello, e non esistendo questa roba l'uomo era costantemente in mezzo alla natura. Io sono sceso qui in Calabria, sono a casa di mia nonna in questo momento, non perché non abbia la possibilità di, non lo so, andare a Dubai, andare in queste mete, ma semplicemente perché volevo stare qui. C'ho il giardino, c'è il mare che è assurdo, se giro per la città vedo gli animali, le pecore che pascolano. Adesso sto considerando veramente di andare a vivere in Thailandia per un paio di mesi, anche perché vorrei allenarmi in qualche sport di combattimento, Muay Thai, vorrei diventare veramente bravo a combattere.
quindi sto realmente considerando di andarci e penso che ci andrò entro fine dell'anno oppure inizio dell'anno prossimo. Ma isolarsi completamente non ha nessun senso, né a livello scientifico né a livello storico. Se ci pensi, l'uomo si è evoluto in natura, non ha senso che adesso siamo chiusi dentro quattro mura di cemento. Detto questo, se il video ti è piaciuto, se la mia missione ti sta a cuore, se vuoi anche tu diventare la versione migliore di te stesso, segui questo canale, attiva la campanellina e lascia un like. Ti ricordo qua sotto il video corso gratuito e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.